Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Mod Vita da Gangster. Siamo qua con Franklin. Stamattina tocca a noi la vendetta. Attaccheremo i Ballas. Sappiamo già dove stanno. Infatti giù ci aspetta CJ che ci terrà compagnia durante questo attacco. E niente ragazzi, dopo questo scontro sicuramente ci sarà l'incontro con Ronaldo. Perché è sempre così. Attaccano loro, attacchiamo noi. E poi per forza ci deve essere il faccia a faccia, perché non si può continuare così in eterno. Quindi vai ragazzi, andiamo subito lì, andiamo a Grove Street. Facciamo capire che pure noi siamo pronti, pure noi non ci abbiamo paura. Perché sennò questi qua prendono il sopravvento e ovviamente penseranno che noi siamo deboli, ci facciamo attaccare, non rispondiamo. Invece no ragazzi, noi siamo pronti a tutto, ma siamo sicuramente più furbi di loro. Abbiamo aspettato. Sì, sono passati 2-3 giorni, abbiamo fatto calmare le acque, la polizia non c'è più e ora è il momento di attaccare, quando per loro sembra essere tutto tranquillo, perché comunque adesso loro stanno con quella mentalità: no, questi qua c'hanno paura, non vengono più, sicuramente non ci attaccano. E invece no, stamattina si va ragazzi, spedizione punitiva per i Ballas. Comunque eccoci qua. Questa qua è la macchina di CJ, una Ferrari F12 giallo racing che non ho mai visto qua a Los Santos ragazzi, non la possiedo neanche io questa, ma è veramente bella. Infatti guardate che modello, è targata Miami, l'ha presa direttamente lì ed è bella ragazzi, credetemi, non l'ho mai vista questa, non l'ho mai comprata qui a Los Santos, ma sembra essere veramente una bella macchina per come è fatta. Sì, sì, dai, una bella Ferrari di tutto rispetto, giallo racing, non è per niente male, perché ovviamente le Ferrari noi le conosciamo perché sono rosse, però anche gialle ragazzi sono veramente belle. Comunque perfetto, aspettiamo CJ, non so dove sia andato ragazzi, dovrebbe stare qui. Questo qua, vabbè, non vi preoccupate, l'ho ammazzato io perché non lo so, stava dicendo brutte parole. Comunque dai CJ, sbrigati. Ok, perfetto ragazzi, eccolo qua, è arrivato CJ. Finalmente CJ, alla buon'ora. Noi dobbiamo fare una cosa importante. Che fai? Te ne vai tu. Iniziamo bene CJ, Comunque dai ragazzi, saliamo a bordo di questa Ferrari F12, così ve la faccio pure vedere. Io comunque ci tengo a dire una cosa. Dico sempre le stesse cose. Qualcuno potrebbe pensare: ma questo è scemo, dice sempre le stesse cose. Ma come fai a non dire: wow, che bomba questa macchina, perché davvero lo è ragazzi, pure questa è qualcosa di veramente mostruoso che voglio farvi vedere. Quindi come fai a non dire le stesse cose? Wow, che top, tanta roba. Devi per forza ragazzi, perché voi la vedete così, ma spinge questa. Cioè vedete, io voglio girare qua. Sgomma prima ragazzi e poi parte subito come un razzo. Non so cosa gli abbia fatto CJ, ma è veramente un missile. Ogni volta che provo una macchina c'è sempre una novità da parte di qualcuno. E una volta provo la macchina di, per dirvi, no, di Big Smoke ed è potentissima. Poi provo questa di CJ ed è tanta roba. Quindi non lo so ragazzi, non so proprio cosa dirvi. Questi qua fanno veramente delle magie su queste macchine. Vedete? Già 200 ragazzi in meno di 2 secondi. Oddio, ma che succede qua? No, andiamo via. Troppo veloce ragazzi, troppo veloce. Ma cosa gli hai fatto CJ a questa macchina? Divertentissima comunque ragazzi. Si inserisce una meraviglia e comunque si manovra veramente bene. Perché uno può dire: vabbè, una Ferrari nel traffico non va bene. Invece no ragazzi, guardate qua. Qua ovviamente c'è il rosso, però cammina e soprattutto gira bene come vogliamo noi. Non è quella classica, non è quella classica macchina che sbanda, capito? Ci sta. Facciamo questa curva un pochino allegra, aspettiamo che passano. Vedete come fa, oddio. Comunque qua già siamo nei Ballas, facciamo attenzione. Dai, spostatevi, vai, sgommata tattica. Ok, grandissimo. Help
Cioè, vedete ragazzi, in pochissimo tempo tu vai dove devi andare, è scattante, veloce. Ok, fa paura, cioè io mi schianto con questa. Tagliamo di qua. Oddio. Oddio. Non è successo niente, ma abbiamo distrutto quella macchina lì. Ok, ok ragazzi, mo facciamo i seri. Facciamo i seri. Andiamo di qua. Ok, interessante qui. Mettiamo la macchina così ragazzi. Siamo arrivati sul posto, siamo a Grove Street. La situazione non è buona. Abbiamo un mucchio di ballas sparsi per tutta questa via. E non è il caso ragazzi, è rischioso attaccare in due. Guardate quanti ce ne sono. Soprattutto ho visto girare gente con l'RPG, col cecchino, col fucile degli alieni, quello lì che spara razzi, anche quello. Moriamo ragazzi, moriamo. Quindi una cosa che posso fare io adesso è chiamare un carro, un piccolo carro, un cangiali, e attaccare con quello, perché veramente non possiamo a piedi. Guardate là, quella è la casa di Ronaldo, è sorvegliata a vista 24 ore su 24. Non abbiamo la certezza che là sta Ronaldo, però non si può ragazzi, in due non si può, soprattutto con i mitra. Che cosa vuoi fare? Sono almeno 100-200 persone e soprattutto da qui non abbiamo un'ampia vista e non sappiamo veramente che armi hanno. Quindi a questo punto ragazzi io tornerei un attimo nella base nostra, qua dai Families, chiamo un cangiali e ovviamente si attacca con quello. Dai, sali CJ. No, no ragazzi, non voglio rischiare. Se vogliamo attaccare, attacchiamo bene, con furbizia, va bene? Si è preparato bene quel maledetto Ronaldo, ragazzi. È impossibile, credetemi. Ne puoi ammazzare 10, 20, 30, ma sempre qualcuno che ti ammazza lo trovi lì in mezzo, eh. Quindi vai, posiamo un attimo questa Ferrari. Chiamo un cangiali e andiamo sul sicuro, ragazzi. Perfetto. Vai CJ, facciamo una cosa, lasciamo qua la Ferrari. Adesso faccio un attimo una chiamata, prendo il cangiali e attacchiamo con quello. Ok, eccoci qua ragazzi, siamo a bordo del cangiali. Una mimetica alquanto strana, però per quello che ci serve oggi non conta la bellezza sicuramente. Non mi ricordo neanche come si guida, però vai ragazzi, andiamo subito a combattere. Spacchiamoli tutti a questi maledetti. Devono capire che noi ci abbiamo tutto, carri, elicotteri, missili. Basta proprio ragazzi, facciamo guerra. Venite, dai. Facciamoli saltare tutti, facciamoli saltare tutti. Ovviamente lascio stare gli innocenti, possibilmente c'è anche CJ che sta sparando ragazzi, eccoli là. Bababam, bababam. E allora? E allora? Ciao Ballas. Ciao Ballas, quanti ce ne stanno ragazzi, quanti ce ne stanno? Ciao Ballas. Vi faccio saltare tutti, vi faccio saltare. Mamma mia ragazzi, quanti ce ne stanno? Ok, beh così. Oh mio Dio, è guerra ragazzi. Vai così, vai così, vai così. C'è qualcuno che lancia missili ragazzi, qua sopra, ok, presi tutti. Ok, qualcun altro è ancora rimasto, sì. Boom. E allora? Ronaldo, se ci sei, con questo missile tu sei morto, ovviamente. C'è ancora qualcun altro che spara? Eccoli. Non li ho presi, alza un po'. Bel volo ragazzi, mi dicevano, bel volo. Ancora uno là sopra con l'RPG, non ci fai niente, amico mio, siamo corazzati con questo cangiali. Ok, sembra essere tutto a posto ragazzi, abbiamo fatto un massacro.
do gli ultimi 2-3 colpi là dentro. Se c'è Ronaldo, ragazzi, è per forza morto. Ma conoscendo lui, sapendo che poi comunque è cresciuto come boss, ragazzi, non penso che abbia fatto questa stronzata di restare in casa, sapendo che Franklin è ovviamente capace di tutto. Abbiamo fatto tutto, tutto a posto, ragazzi. Non c'è più nessuno, do altri colpi per sicurezza. Ecco ancora un Ballas morto. Andiamo via, andiamo via. Abbiamo alcune macchine rosse. Ovviamente le ammazziamo tutte. Perfetto. Morto questo. Prendiamo l'ultima macchina lì. Non so che se è una macchina, sia una macchina. Ciao. Non te l'aspettavi? Bene, bene, ragazzi. Facciamoci un giro perlustrativo da queste parti. Vediamo se è rimasto ancora qualcuno. Sembra di no, tutti morti. Ok. Sì, sì, sono tutti morti. Perfetto, ragazzi. Li abbiamo stracciati. Li abbiamo devastati. Guardate cosa avevano questi. Se c'era Ronaldo là, ragazzi, sicuramente è morto. Ma cosa che comunque ovviamente non penso che... Non penso proprio. E... Oh no, scusate, Barboni, scusate. Comunque dai, ragazzi, andiamocene via. Abbiamo fatto il nostro attacco. Ovviamente sempre al top. Franklin fa sempre attacchi migliori di tutti. Col cangiali, dai. Chi è che si presenta con un cangiali in pieno giorno alle 13 del pomeriggio? Solo lui, ragazzi, solo lui. E quindi tantissima roba. Aspettiamo quello che succederà. Sicuramente riceveremo qualche chiamata da qualcuno che vorrà fissare un incontro con Ronaldo, sicuramente. E niente, ragazzi, adesso noi andiamo a posare questo cangiali, che non possiamo stare in giro con questo. Perfetto, CJ Ball ha sparato, si è comportato bene, la Ferrari al sicuro. Il carro ha subito pochi colpi, come vedete. Ha subito comunque poche botte, veramente blindato questo. Ed è, ragazzi, noi... Oh, ci passa qui? Sì. Ed è, ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video e vediamo ovviamente il da farsi, cosa succederà. Ciao, ragazzi, bello a tutti.